Prego, onorevole Frongia. Grazie Presidente. Sulla proposta 37 vorrei condividere con l'Aula stupore, anche se ormai non c'è più molto stupore, circa quest'ennesima variante al piano regolatore. In particolare sull'istituto della compensazione, un lungo percorso dal piano delle certezze del 97 fino al piano regolatore del 2008 e oltre, soprattutto e oltre, perché qui in aula, così come in commissione, stiamo discutendo esclusivamente atti in variante al piano regolatore. Così tante varianti che c'è da chiedersi, ma questo piano regolatore a cosa serve? Serve appunto ad essere modificato di volta in volta, di commissione in commissione, di aula in aula. Ed è interessante anche solo leggere qual è il titolo di questo provvedimento urbanistico. Una variante al piano regolatore, ovviamente. Potremmo anche ribattezzare la commissione e l'assessorato in varianti al piano regolatore. Per la compensazione edificatoria dell'ex comprensorio bla bla bla. Quindi parliamo di una compensazione, ma attenzione, attraverso la rilocalizzazione dei diritti edificatori, delle aree costituenti il programma, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di cubature che dovevano atterrare in un'area e che adesso, come in una sorta di monopoli del cemento, rimettiamo in un'altra area della città. Ma c'è un altro punto di questa delibera che merita, a nostro avviso, attenzione, visto che è sottolineata la natura partecipativa del provvedimento. Quindi siamo andati a vedere in che modo è stata realizzata. Innanzitutto l'iter è partito ad agosto. Il 7 agosto l'assessorato ha dato diffusione dell'avvio della fase di informazione ai cittadini. Anzi, ci sorprendiamo che l'avviso non sia stato dato il 15 agosto. Comunque ad agosto è iniziato per poi terminare con un incontro pubblico. Il 20 ottobre 2009 si è svolta l'assemblea pubblica partecipativa durante la quale l'amministrazione capitolina ha presentato il programma urbanistico. Quindi qui nella seconda parte del periodo il soggetto è l'amministrazione capitolina che ha presentato. Quindi la fase di ascolto con i cittadini e di incontro in realtà è stata unidirezionale. Abbiamo fatto finta di far partecipare i cittadini, poi li abbiamo incontrati e gli abbiamo detto cosa faremo. Poi altro elemento che dovrebbe sorprendere la maggioranza che si appresta a votare favorevolmente è la data, agosto 2009, progetto e processo partecipativo, diciamo partecipato, nel 2009 che si realizza nel 2014, quindi con tutta evidenza probabilmente nel 2015. È come se oggi facessimo un progetto partecipativo con i cittadini per iniziare i lavori nel 2020. Per queste motivazioni, Movimento 5 Stelle voterà no.